non mi ha mai lasciato un attimo di pausa. Mi ha coinvolto sempre, perché non c'è in tutto il film la vittima né il colpevole. Il corpo docenti, anche l'organizzazione della scuola, mi ha ricordato molto un approccio militaristico. E all'interno di questo approccio però la speranza sono i ragazzi che con il loro modo imprevedibile, il loro vissuto emotivo, rompono queste regole. Quindi in qualche modo questo contrasto mi ha portato a riflettere molto. Da studente mi rendo conto che quando si lavora con appunto studenti che non hanno un'età adulta, avere regole troppo rigide può essere controproducente perché li allontana un po'. Se dovessi trovare un aggettivo per questo film sarebbe sicuramente riflessivo, perché in 2 ore riesce a spiegare tantissimi argomenti. Si parla di bullismo, si parla addirittura di censura, di razzismo, di povertà. Suscita molte domande, una reazione a catena che mette il pubblico un po' in crisi sul capire quanto prendere una posizione ferrea o meno. Sì, mi sembra lo scopo della nostra professione, grazie del consiglio. Ci sono anche gli altri alunni. Hai una responsabilità nei loro confronti. Non dobbiamo mai dimenticare che siamo educatori e che abbiamo a che fare magari con studenti che sono fragili, hanno la debolezza dell'adolescenza che è universale, l'abbiamo vissuta tutti, per cui l'atteggiamento troppo punitivo no, però neanche troppo compiacente. Tutti volevano avere ragione, quindi non hanno neanche provato a vedere la situazione dell'altro, quindi magari considerare il fatto che l'altra persona poteva benissimo sbagliare, è umano sbagliare, quindi si poteva valutare questa cosa e poi provare a mediare. Il film mi è piaciuto molto, mi ha fatto pensare a alcune tematiche come il motto della scuola, tolleranza zero, che è un po', diciamo, un paradosso con quello che dovrebbe essere l'obiettivo della scuola, cioè l'insegnamento. Agire, dico bene, professore? Secondo me ha voluto dare questo segnale. Comunque sia, bisogna riflettere prima di agire. E questo mi fa pensare, perché giorno per giorno ci troviamo di fronte a delle situazioni per le quali dobbiamo sempre decidere, no? E tante volte la decisione deve essere presa velocemente. Un altro aspetto sicuramente molto interessante è la solitudine che vive la protagonista, ma anche tutti gli altri personaggi. E in generale è interessante perché siamo in una comunità scolastica, quindi già in sé è un contesto pieno di persone, ma nonostante questo la protagonista vive una solitudine che si respira, ed è proprio questa solitudine probabilmente che fa percepire la tensione. Secondo me è un ottimo film da appunto proporre, da far vedere, perché i messaggi che passano sono molto utili per avere un dibattito appunto sia all'interno della classe sia secondo me a casa. Ha un'ottima valenza educativa. L'unica raccomandazione che io farei è quella di far seguire poi proprio un dibattito, un confronto di idee. Quando le agenzie educative, come la famiglia, come la scuola, non trovano un punto di vista comune, chi ci perde sono solo esclusivamente gli alunni, i figli. E in questo caso il regista ce lo fa capire molto molto chiaramente. Secondo me è lì che si può lavorare maggiormente. Tant'è vero che diventa la guerra che va soltanto a discapito del ragazzo.